Nel dialogo tra mare e monti si esprime tutta l'essenza della Riviera Ligure. Molti simboli di differenti secoli e diversi popoli si innalzano sul mare, dimostrando che la Riviera Ligure è una terra che ha visto scrivere le pagine della storia. Tuttavia, le suggestive bellezze di questi luoghi non sono soltanto alla luce del sole, ma piuttosto nascoste nel ventre della terra. Stalattiti e stalagmiti assomigliano a fiori e popolano le grotte di Toirano da milioni di anni. Dal ventre del ponente Ligure si torna al mare. Coste che ieri erano avamposti militari di Albenga e che oggi hanno il volto moderno del turismo. Le torri che sorvegliano il mare lasciano immaginare un passato di battaglie per mantenere e proteggere il territorio della Repubblica di Genova, vasto tanto da comprendere i più antichi insediamenti del ponente. I borghi plasmano la terra tra baie e piccole insenature. Le montagne del Finalese, lunghe fino alla costa, disegnano i promontori di roccia calcarea. La scogliera a picco sull'acqua di Caponoli esprime il fascino del ponente Ligure, la doppia anima di mare e di montagna della Liguria, tutta la sua potenza. Una forza che spinge l'uomo a trovare un modo rispettoso per dominare e conquistare sia mare che roccia. Le stesse acque che bagnano la costa si infrangono su una piccola isola. Si narra che Bergeggi navigò nel Mediterraneo per portare in salvo il vescovo di Cartagine. Una leggenda, tanto suggestiva quanto la vista che si perde nel mare blu della Liguria.